C'è grande fermento in città per la prima partita di Serie B allo Stadio dei Marmi, un evento atteso da tifosi e appassionati di calcio. L'entusiasmo è palpabile da giorni e ha raggiunto il suo apice con l'apertura delle prevendite dei biglietti alle 15 di giovedì 17 ottobre. In poche ore i botteghini sono stati letteralmente presi d'assalto. Nel frattempo continuano a ritmo serrato gli allenamenti degli uomini di Mister Calabro, tornati anche loro ad allenarsi nel campo di casa per prepararsi al meglio al prossimo incontro. Più che altro per iniziare a giocarci tutte le carte a nostra disposizione, quindi per noi il nostro pubblico e la spinta che ci dà il nostro campo può ed è sempre stato qualcosa di importante per il raggiungimento di obiettivi. La città di Carrara non farà mancare l'appoggio e l'importanza dell'evento. La prossima partita è in programma per domenica 20 ottobre alle ore 15 contro il Mantova in occasione della nona giornata di campionato. A rendere l'attesa ancora più elettrizzante è la notizia della concessione di una deroga speciale che permetterà un aumento della capienza della gradinata. In attesa dei lavori definitivi di ampliamento dello stadio, le autorità hanno autorizzato l'aggiunta di 600 posti, portando così la capacità totale della struttura a circa 4.200 spettatori. Decisione accolta con grande favore sia da tifosi che dalla società carrarese. Ora non resta che attendere il fischio d'inizio in uno stadio che promette di essere gremito e pronto a sostenere i colori giallo-azzurri.